Ciao a tutti, eccomi con un nuovo tutorial. Prima di iniziare, datemi la possibilità di spendere qualche secondo per ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo al mio canale YouTube, che stanno mettendo mi piace alla mia pagina Facebook. Vi ringrazio veramente di cuore per il supporto che mi date e voglio ringraziare tantissimo anche tutte le iscritte al mio neonato gruppo Facebook. Se vi interessa iscrivervi, trovate il link qua sotto. Non siamo tantissime, ma va benissimo così. Siamo circa 350, se non ricordo bene. Il gruppo si è formato un paio di settimane fa e veramente c'è un bel clima, si condivide, si mostrano le creazioni, quindi voglio ringraziare tutte le persone, perché non ci sono solo ragazze, che appunto fanno parte del mio gruppo. Un grazie di cuore e soprattutto a Marta, scusate, voglio fare, ho la mia preferita, Marta, un bacione soprattutto a lei. E voglio oggi fare il tutorial di questo ciondolo di ispirazione natalizia, insomma, diciamo così. Si avvicina il periodo del Natale, via di stelle, insomma, e vi proporrò appunto questo ciondolo che è un po' 3D, è fatto con le daghe. Questo qui è il retro, vedete? Ci sono le daghe e resta appunto un po' rialzata la parte, cioè la parte davanti del ciondolo è dritta, la parte dietro è un po' convessa appunto per via delle daghe. Vediamo se si capisce. Insomma, questo è il ciondolo, spero che il tutorial possa piacervi. Qui ve lo mostro anche nelle tonalità del bianco, dell'azzurro, dell'argento, mentre questo qui invece è color montana, delle daghe e più un oro spento. Questo vedremo nel tutorial, ma ovviamente voi potrete utilizzare i colori che più vi piacciono. E niente, io vi lascio alla lista dei materiali, spero che sia tutto abbastanza comprensibile e vi do appuntamento al prossimo video. Ecco il materiale che ci occorrerà per creare il nostro ciondolo. Innanzitutto delle Super Duo, sono 72 pe scusate, 42 pezzi e sono della colorazione Matte Metallic Flux, quindi quest'oro che io uso abitualmente, mi piace molto. Sempre della stessa colorazione, quindi Matte Metallic Flux, abbiamo dei mezzi cristalli da 4, e sono questi qui. Ne occorreranno precisamente 7. Poi delle daghe, queste sono di misura 16x5, sono quelle che hanno un solo foro, quindi non un doppio foro, ma le classiche, insomma, diciamo così, con un foro singolo. E anche di queste ne occorreranno 7. Queste sono una colorazione che si chiama Montana. Poi occorreranno, sposto il tappetino perché non si inquadrano, 28 Bicono Swarovski da 4 mm. Questa è una colorazione che si chiama Crystal Satin B2. Poi occorrerà una perla da 6, questa è della Swarovski ed è una colorazione lapis, credo, spero di non sbagliare. Comunque è una colorazione che va sul blu. Provo a vedere se ho qua sotto mano la confezione. Sì, lapis, perfetto. Poi occorreranno due misure di rocaille e io utilizzerò questa colorazione qua, che è la, aiuto, 10,53 e sono 15,0 come misura. E poi utilizzerò queste, che sono sempre della Miyuki, e il codice è 4202, quindi sempre una colorazione oro. Come filo di tessitura utilizzerò un microfuso tipo Fireline, diciamo così, da 0,15. E nulla, ovviamente poi vi servirà un ago e possiamo partire con il tutorial. Come primo passaggio infileremo sul nostro ago, quindi sul filo, in alternanza 7 daghe con 7 super duo. Dopodiché, con un paio di nodi, 1 e 2, e tirando bene il filo, andremo a stringere la lavorazione, che si presenterà in questo modo.
Passiamo dentro qualche perlina per non andare a lavorare direttamente sul nodo. Quindi entriamo magari in un paio di perline e usciamo comunque da una super duo. Scusatemi per la luce oggi, ma c'è proprio brutto tempo. Quindi usciamo da una super duo, io sto uscendo qua sotto, qui in mezzo praticamente, tra questa daga e questa super duo. Entriamo nel foro alto di una super duo, una qualsiasi, insomma. Ok. Quindi sto uscendo da qua. Uscendo dal foro alto di una super duo, ok, in questo caso vedete, sono passata e sto uscendo da questa super duo, inseriamo sul nostro ago una rocaille da 11. Dopodiché averla inserita sul nostro ago, entriamo la super duo subito dopo. Ok, e tiriamo bene. Quindi le super duo cominceranno ad alzarsi in questo modo. Inseriamo un'altra rocaille da 11. Entriamo nella super duo subito dopo, tiriamo bene il filo e continuiamo in questo modo inserendo una rocaille da 11 tra ciascuna super duo. Quindi vado avanti. In questo modo creeremo una sorta di piccolo castoncino, dove in un secondo tempo, cioè subito dopo aver infilato appunto le 11.0, andremo a collocare la nostra perla da 6 in modo da creare appunto una sorta di centrale per questo ciondolo barra orecchino a seconda del punto nel quale vi vorrete fermare, perché a un certo punto potrete anche decidervi di fermarvi prima e ottenere così un paio di orecchini. Quindi questo sarà il risultato, lo metto giù così lo vedete meglio. Ok, abbiamo inserito una rocaille da 11 tra ciascuna super duo e creato questa sorta di motivo, questo motivo iniziale. Adesso, come vi stavo già preannunciando mentre creavamo il ciondolo, dovremo infilare sul nostro ago. Potete uscire sia da una super duo che da una rocaglia indifferente. Infilate sul vostro ago una perla, cioè l'unica perla prevista dal tutorial. La portate qui alla base della lavorazione e uscite in senso opposto dalla super duo e anche dalla rocaglia. Facciamo subito di fronte, tirando il filo. In questo modo avremo fissato al centro del lavoro la nostra perla. Magari rifacciamo un altro giro per stringere bene le rocaille e le super duo, ripassando in tutto il lavoro. A questo punto, dopo essere ripassate ancora una volta tra queste perline e averle strette, io vi dico la verità, avevo fatto questo schema che prevedeva l'utilizzo di daghe della stessa dimensione ma a doppio foro, e ve le faccio vedere. Praticamente sono sempre della stessa misura, però vedete che hanno il doppio foro? Ok? Quindi a questo punto io, se avessi utilizzato quelle daghe là, cosa che non ho fatto perché ho paura che la maggior parte di voi non ne sia in possesso, non le abbia, per cui mi dispiaceva che questo tutorial potesse essere fruibile soltanto da un numero ristretto di persone. Ho pensato che appunto utilizzando queste che sono più comuni, hanno un solo foro, che avete praticamente sicuramente in tante perché sono già un bel po' che sono in, è già un bel po' di tempo che sono in giro. Ho cercato di adattare lo schema a queste daghe qui, per cui quello che farò adesso vi potrà sembrare strano,
come passaggio, ma vedrete che andando avanti con il ciondolo tutto quanto si sistemerà in modo adeguato. Dovete uscire passando tra le perline dal foro della daga, dove siamo già passati a inizio lavoro, ok? Uscite da un foro, infilate un mezzo cristallo, ok? Ed entrate nel foro della daga subito dopo, in questo modo, e tirate il filo. Facendo posizionare la daga, scusate, facendo posizionare in questo modo il mezzo cristallo. Anche se adesso vi sembrerà brutto, qua si vedrà il filo, non vi preoccupate ed andate avanti con il lavoro. Inserite un altro mezzo cristallo, perché se avessimo avuto la daga a due fori, saremmo entrati nel secondo foro della daga. In questo caso dobbiamo entrare per forza nel primo e non lo possiamo fare. Infilatene un altro ed entrate nel foro della daga subito dopo, tirando il filo e facendo po posizionare appunto il mezzo cristallo nel modo più dritto che potete. E andiamo avanti ancora, sempre passando nel foro delle daghe. Vado avanti inserendo tutti i miei 7 mezzi cristalli tra ciascuno spazio. Scusate se ogni tanto vado fuori campo della lavorazione. Anzi, fatemi anche sapere se preferite il vecchio modo di fare i tutorial. Una ragazza si è già espressa dicendo che preferisce il vecchio metodo. Fatemi sapere voi, per me è indifferente, l'importante è che recepiate quello che cerco di, appunto, di trasmettervi. Intanto inserisco l'ultimo. Ecco fatto. Vedete, ne ho posizionato uno in ogni spazio utilizzando il foro delle daghe. Adesso cosa dovremmo fare? Con l'ago sempre usciamo dal primo mezzo cristallo che abbiamo inserito, quello che ci troviamo subito in prossimità, ecco, in questo modo. Infiliamo 3 rocaille da 11 ed entriamo nel mezzo cristallo subito dopo. Ok? Ripetiamo ancora una volta. 3 rocaille ed entriamo nel mezzo cristallo subito dopo. Ancora 3 rocaille, mezzo cristallo dopo. E così, insomma, fino a completare l'intero giro. Questo ciondolo è uscito, tanto che completo il giro, vi dico, un po' per caso. Nel senso che mi erano arrivate quelle daghe a due fori, volevo crearci qualcosa e mi sono messa una sera, appunto, a giocare con le perline. Una sera, qualche sera fa, non avevo nulla da fare, non avevo voglia di uscire. E mi sono messa un po' a pasticciare, come faccio sempre d'altronde quando voglio creare qualcosa. Mentre guardavo un film su YouTube, un film demenziale, perché io sono una patita di film trash demenziali degli anni 70. Ebbene sì, confesso. E man mano che andavo avanti è venuto fuori, insomma, questo che adesso sembra uno sgorpione, una medusa. Ma vedrete che piano piano prenderà forma. Ecco qua, praticamente mettiamolo giù. Questo sarà il risultato. Adesso cosa dovremo fare? Dovremo fare la stessa cosa anche sul retro per cercare di fissare il meglio possibile le nostre daghe. Quindi usciamo da un mezzo cristallo, giriamo al contrario la nostra lavorazione.
E ripetiamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto prima, ovvero 3 roccaglie da 11 sul nostro ago. Ed entriamo, però stavolta tenendo indietro la daga, perché appunto dobbiamo cercare di passare, cioè qui nel mezzo cristallo subito dopo. Vedete, in questo modo ho inserito queste 3 roccaglie passando dietro, nella lavorazione dietro, inserisco ancora 3 roccaglie da 11 e sempre passando dietro la daga successiva entrerò adesso, è un po' difficile da fare davanti alla videocamera, nel mezzo cristallo dopo. Tirando il filo, stando attenti perché tende a girarsi dall'altra parte, ok? Quindi in questo modo lo rifacciamo per tutta la durata della lavorazione. Quindi per tutto il giro inseriamo le 3 roccaglie. E le blocchiamo sul retro della daga. Così alla fine la lavorazione tenderà ad avere le daghe belle dritte, che non si piegheranno né in avanti né indietro, perché sono bloccate appunto dalle 2 file di 3 roccaglie che andremo a creare sia sul fronte che sul retro della lavorazione. Questo sarà il risultato che avremo raggiunto non appena inserite appunto le rocaille, diciamo così, le righe di 3 rocaille anche sul retro. Questo è il retro che è bruttissimo, ma dopo lo sistemeremo. E questa è la parte frontale. Ok, adesso quello che dovremo fare è uscire da una rocaglia in prossimità del mezzo cristallo, quindi ora andremo ancora a lavorare sulla parte frontale in questo giro. Inseriamo sul nostro ago 3 rocaglie, sempre da 11, ed entriamo nelle 3 rocaglie subito dopo, bypassando il mezzo cristallo. In questo modo, vedete, abbiamo posizionato queste 3. Quindi inseriamo ancora 3 roccaglie sul lago ed entriamo nuovamente, cioè nuovamente ed entriamo nelle 3 roccaglie successive tirando il filo e continuiamo in questo modo, inserendo sempre serie da 3 che collegano le altre serie da 3 di roccaglie che avevamo messo precedentemente. E che poi appunto ci serviranno per proseguire la nostra lavorazione per quanto riguarda questo ciondolo. Questo sarà il risultato che avremmo ottenuto dopo aver inserito le serie da 3 su ogni mezzo cristallo. Ora andiamo a sistemare il retro della lavorazione, che è bello bruttarello. Andiamo sul retro. Ok, e usciamo da una delle serie di 3 roccaglie che avevamo inserito. Ok, inseriamo sul nostro ago una sola roccaglia da 11 ed entriamo nella serie di 3 subito dopo. Quindi una, due. E 3 e tiriamo bene il filo. Ripetiamo inserendo una rocaille sul nostro ago ed entriamo nelle 3 rocaille subito dopo.
e tiriamo bene il filo. Ancora una volta una rocaille. Entriamo nelle tre rocaille subito dopo e tiriamo bene il filo. In questo modo, inserendo una rocaille tra ogni serie di tre, vedrete che da com'era si stringerà tutto in questo modo, cominciando ad avere un assetto decisamente più ordinato. A volte si parte e la lavorazione sembra orribile e andando avanti si sistema. A volte me lo scrivete, mi è successo che si arriccia oppure è così, quanti giri hai fatto? Sono al secondo giro. Vai avanti e vedrai che si sistemerà, perché spesso è proprio così. Ho quasi finito di inserire le singole rocaille tra le sezioni da 3, inserisco l'ultima ed ecco fatto. Questo sarà, allontano un po' per far mettere a fuoco meglio, il retro della lavorazione. Vedete che non è più disordinato, abbiamo stretto. E ora possiamo tornare, passando tra le perline, possiamo tornare nella parte frontale del lavoro, passate un po' a caso, insomma, in modo ordinato, come preferite, per sistemare, cioè per andare avanti con la lavorazione nella parte frontale del lavoro. E usciamo, ora vi mostrerò dove. Bisogna uscire, scusate le mani distrutte, ma sto lavorando in metalli e mi sono scatafasciata le dita. Allora, bisogna uscire dalla rocaille 11 dell'archetto da 3 subito sopra uno dei mezzi cristalli, quindi io sto uscendo da qua, ok? Inserite sul vostro ago non una, non due, ma ben tre rocaille ed entrate nella stessa rocaille dalla quale state uscendo, ma nella parte dalla parte opposta, in modo da formare qua al centro questo piccolo picot. Passiamo tra le perline subito dopo fino ad uscire nel picot centrale sopra il mezzo cristallo successivo. Ok, quindi da qui. Ok, ripetiamo l'operazione. Inseriamo 3 rocaille da 11 ed entriamo nella stessa rocaille dalla quale stiamo uscendo, ma in senso opposto, e in quelle successive. Fino ad uscire sempre nella stessa posizione e intanto io mi creo i miei picot qua al centro, quindi inserisco altre 3 rocaille da 11, rientro in quella dalla quale sto uscendo, in quelle subito dopo, fino ad uscire da quella centrale sul picot successivo, sul mezzo cristallo successivo. Ecco, vedete, si sono creati per adesso questi 3 picot. Andiamo avanti così fino a terminare il giro. Questo sarà uffa, questo sarà il risultato ottenuto finora. Quindi abbiamo fatto questi picot e dovremo continuare la lavorazione in questo modo. Usciamo dalla rocaille centrale di uno dei picot che abbiamo fatto, quindi sto uscendo da qua e inseriamo sul nostro ago una rocaille da 11, un picot, una rocaille da 11 e dobbiamo entrare in questa rocaille qui, la seconda
rocaille che c'è qua posizionata sulla daga. Dobbiamo andare a entrare nella seconda rocaille, qua, nella seconda rocaille delle tre posizionate sulla daga. Quindi entriamo qua dentro e tiriamo il filo. Ok? E si posizioneranno così le nostre perline. Ripetiamo inserendo una rocaille, un bicono e una rocaille. Ed entriamo nella perlina centrale del picot sporgente. Tiriamo il filo fino ad ottenere questo tipo di risultato. Adesso ripetiamo, quindi inseriamo una rocaille, un bicono, una rocaille. Ed entriamo nella perlina centrale che si trova subito sopra la daga successiva, quindi questa rocaille qui. Ripetiamo questa rocaille qui, subito centrale, e tiriamo il filo. Andiamo avanti sempre nello stesso modo, rocaille, bicono e rocaille, ed entriamo nel picot subito dopo. Vedete come si sta decorando appunto la lavorazione con bicono e rocaille. Andiamo avanti in questo modo per tutto il giro. Questo qui sarà il risultato che avremo ottenuto alla fine del giro, quindi come vedete già tutto comincia ad arricchirsi un po' di più. E adesso continuiamo a lavorare in questo modo. Io ora sto uscendo tra questi due bicono, vedete? Non farò altro che entrare con mio ago anche nel bicono subito dopo e anche nella rocaille subito dopo, ok? E tirare bene il filo in questo modo. Uscendo da questa rocaglia inserirò sul mio ago 3 rocaille da 11 ed entrerò nella rocaglia non subito dopo ma nell'altra e anche nel bicono subito dopo, quindi nel bicono subito dopo. Vedete che si sarà formato questo piccolo picot. Ed entriamo anche nell'altro bicono, esattamente come abbiamo fatto prima, e nella rocaille subito dopo. Ok, quindi inseriamo nuovamente 3 rocaille da 11 per formare il picottino successivo, entrando sia nella rocaille dopo che nel bicono dopo, che nel bicono subito dopo. E nella rocaille dopo, quindi sto inserendo queste tre, vedete, ho inserito queste tre e entro nella rocaille dopo, nel bicono e nella rocaille dopo. Ed ecco che mi si è formato anche il secondo picot. Non farò altro che proseguire nello stesso modo, inserendo quindi 3 rocaille da 11 ed entrando nella terza rocaille qui nel bicono dopo. Nel bicono subito dopo ancora e nella rocaille subito dopo ancora. Quindi non faremo altro che passare in tutte le perline senza nulla inserire che non siano le tre rocaille per fare questi piccoli picot. Ok, quindi per ora ne abbiamo formati 3, si va avanti, quindi inserendo nuovamente 3 rocaille da 11, faccio vedere ancora una volta, si entra non nella rocaille subito dopo, ma nella terza, nel bicono subito dopo,
nel bicono ancora subito dopo, cioè potete farlo anche in vari passaggi, non per forza in una botta sola, ecco, e nella roccaglia subito dopo, quindi si passa in tutte le perline, si tira il filo ed ecco che si forma anche l'altro picot. Quindi andiamo avanti fino a terminare questo giro. Questo sarà il risultato al termine della lavorazione. Secondo me è già carino anche così. E vi do un paio di dritte. Se vi piace così, potete fare un orecchino. A questo punto, uscendo da questo picot, potete fare un anellino con 5, 11, 15, 0, 6, 11, 0, insomma, come siete comodi. E appunto agganciare una asolina e farlo diventare un orecchino. Altrimenti, se lo girate sul retro, potete inserire una base per anelli qua dentro, stringere con ulteriori rocaie e, perché no, farlo diventare un anello, un po' vistoso forse, però sono idee, ecco. Noi però continuiamo per completare il nostro ciondolo in questo modo. Dopo aver terminato i picot che abbiamo fatto, quindi questo, questo, usciamo esattamente dalla perlina centrale di uno di questi picot. Vedete, sto uscendo qui. Inserite 3 rocaie 11, 5 super 2 e nuovamente 3 rocaie 11, tutte quante in fila sul lago, quindi 3, 5, 3. Uscendo da qui, dopo aver infilato tutta questa ambaradan di perline, infiliamoci nella perlina mediana del picot subito dopo e tiriamo il filo. Ok, fino a creare questa lavorazione qui. Facciamo la stessa cosa per tutto il resto della lavorazione, quindi uscendo da questo picot inseriamo ancora 3 rocaille da 11, 5 2, 3 rocaille da 11, entriamo in questo picottino qui. Quindi continuiamo per tutto il giro nello stesso. Ecco come sarà la lavorazione al termine del giro, tutta stortignacola perché dobbiamo fissare queste super due che sono svolazzanti e faremo in questo modo. Usciamo dal foro superiore, passando tra le perline, dal foro superiore della prima super due di uno di questi, chiamiamoli petali, vogliamo chiamarli petali, chiamiamoli petali, non so. Ad ogni modo, qui, ok? Inseriamo una roccaglia da 11 ed entriamo nella duo subito dopo e tiriamo il filo e ripetiamo inserendo un'altra R11, roccaglia 11, nella super duo subito dopo e andiamo avanti così, sempre una roccaglia 11, super duo subito dopo, un'altra roccaglia 11, super duo subito dopo. E abbiamo completato praticamente di riempire questo petalo. Adesso, mannaggia me che non me ne sono preparate, abbiate pazienza, tiro fuori le rocaille da 15, ecco, e inseriamo sul lago una rocaille da 15, un bicono, una rocaille da 15, ok, quindi 15 bicono 15 ed entriamo nella prima super duo del petalo subito dopo, tirando il filo in questo modo e cominciamo un'altra volta a inserire delle 11 0 in tutte le super duo del petalo dopo, quindi ne inserisco una e dentro qui, ne inserisco un'altra e dentro qui, ne inserisco un'altra e dentro qui. Inserisco un'altra e dentro nell'ultima del petalo. Ok, questo finora sarà il risultato ottenuto. Andiamo avanti fino alla fine del giro nello stesso modo. Adesso qui inseriremo una rocaille da 15, un bicone, una 15 come abbiamo fatto qui e nuovamente entreremo in queste 5 super 2, adesso due qua si sono girate, ecco, in queste 5 super 2 come abbiamo fatto anche precedentemente inserendo una rocaille da 11 in ogni spazio tra una super 2 e l'altra. Ed ecco qui il risultato quasi terminato del nostro ciondolo, che come vedete ha questo effetto leggermente 3D perché sotto ci sono le daghe che restano un po' staccate dal bordo nella parte finale,
E adesso andremo a fare, diciamo così, l'ultimo giro per terminare, stabilizzare bene il ciondolo e decorarlo ancora di più. Dopo aver fatto l'ultimo inserimento, l'ultimo giro, con l'ago usciamo, passando tra le perline, esattamente dalla rocaille prima della terza super duo di un petalo. Quindi usciamo. Ok. Inseriamo 3 rocaille da 11 ed entriamo nella rocaille subito dopo e in tutte le perline subito dopo, in modo da formare questa puntina qui. Ora dovremo proprio passare in tutte, che cacchiarola, filo malefico, dovremo passare proprio in tutte le perline fino a uscire sul petalo dopo e fare la stessa cosa, quindi formare questo archetto da 3. Lo faremo qui, lo faremo qui, fino a terminare tutto il giro del lavoro. Adesso sarà l'effetto finale del nostro ciondolo, un po' di tridimensionale. Manca soltanto un piccolo cappietto che adesso andremo a fare qua per terminare, la lavorazione. Volevo scusarmi perché, come una pirla, all'inizio tra i materiali vi ho detto che sarebbero serviti 28 o 29 bicone, non so cosa vi ho detto. In realtà ne servono 21, quindi scusatemi, metterò un fumetto anche ad inizio video, però so che chi guarda il video col cellulare e col tablet non può vedere i fumetti scritti in alto, quindi ve lo dico anche adesso, ho fatto insomma, un errore di conteggio, poco male, meglio dire in più che dire in meno, insomma. Adesso praticamente io sto uscendo da uno dei picot, dalla perlina centrale qui, e inserirò sul mio ago, facciamo 5. Potete fare anche 7, insomma, 15-0, ed entrerò dalla rocaglia dalla quale sto uscendo, ma in senso opposto, in modo da creare un piccolo cappietto dove poi inserire l'anellino metallico per attaccare l'eventuale catenina, eccetera. Poi passerò un po' tra le perline per fermare bene la lavorazione, insomma, mi sposterò un po' tra le perline, farò qualche nodino, piccolo nodino nascosto, oppure chiudete il lavoro come siete abituate voi, io chiudo sempre con un paio di nodini e il tutorial è terminato. Spero che sia stato chiaro, vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!